capitolo 3. Pericolo per la Rema. Ciao a tutti Gugge e ben ritrovati dal vostro AndreLink91 su Inazuma Eleven, quarto episodio. Siamo al terzo capitolo. In poche parole avete visto come funziona Inazuma Eleven. Il primo capitolo l'ho fatto per intero e penso che farò così anche per i prossimi giochi. Forse, non è del tutto sicuro, ma penso che le imposterò in questa maniera. E poi, metà del capitolo, da secondo in poi, li divido. Faccio metà capitolo per ogni episodio, dopo il primo, ok? Quindi avete visto come funziona. Siamo al terzo capitolo. Finalmente cominciano le qualificazioni regionali del Football Frontier. Oh, ci siamo. E rispetto all'anno scorso abbiamo abbastanza giocatori. E in più un nuovo fortissimo attaccante. Sì, perché praticamente Mark è al secondo anno della Raymond. E il primo anno... Ora vi spiego una cosa. Io mi sono sbagliatissimo. Proprio termini... Non è corretto dirlo sbagliatissimo, però... Diciamo che è proprio per farvi capire quanto io mi sia sbagliato nel primo episodio, se non ricordo male, che praticamente ho detto che la Raimon, nonostante fosse in piedi, che Axel praticamente è entrato a giocare nella Raimon a metà anno. In parte sì, in parte è vero, ma il fatto è che dopo, riandando a vedere qualche episodio della prima stagione, e il film soprattutto, il primo film, mi sono accorto che quando Mark e gli altri si stavano allenando, la squadra era sempre composta da sette persone, però era il primo anno quello in cui faceva vedere quando si allenavano nella neve, se vi ricordate il film per chi l'ha visto. E appunto rivedendo il film mi sono accorto che ho detto una cazzata immonda, e però lo dico ora perché appunto... I primi tre episodi li ho registrati praticamente insieme, quindi in poche parole non ho avuto modo di correggermi durante il secondo e il terzo episodio, ma diciamo che va quasi bene, quasi. Perché comunque sia, non è che ho sbagliato a dire che Axel entra quasi a metà anno, infatti entra quasi a metà anno, però vabbè dai, era giusto per appuntare. Quest'anno arriveremo al torneo nazionale e lo vinceremo. Ehi! Il nuovo attaccante di cui parlavi, si tratta per caso di quel ragazzo alto e carino? Axel non è alto, anzi, è basso. E infatti non mi pare che sia poi così alto. No, non lui. Intendo quel ragazzo tornato dall'America. Ah, Bobby. America? Non c'è nessuno del genere nel nostro club. Mi ha chiesto dove si trovava la sede del club di calcio, per cui ho pensato che ne facesse parte. Ma dopo tutto un ragazzo così carino sarebbe proprio sprecato per il vostro club. Un ragazzo dall'America, forse è il caso che vada a controllare. In effetti sarebbe proprio il caso. Ok, si è aperto un blocco nella mappa dei contatti. C'è un giocatore in particolare che vorrei provare a reclutare, è uno biondo. Non mi ricordo il nome, però praticamente compare in tutte quante le serie di Inazuma. Non ci ho fatto caso se compare anche nella serie Go, però nelle serie principali di Inazuma, o meglio, i primi tre giochi appunto, compare sempre. Quindi se ho possibilità, non so come si recluta nel primo gioco veramente, però mi ricordo che nel secondo e nel terzo l'ho reclutato. Mi dice così, lui è bellezza, se mica dov'è la sala del club di calcio. Ma come ti permetti? Ecco, è quella lì. Questa baracca? Beh, è particolare, l'avevo scambiata per il pollaio. Oh, per caso sei tu lo studente che si è trasferito dall'America? Accidenti, sono già diventato così famoso? Mi chiamo Bobby Shearer, vorrei entrare nel club di calcio, sono un difensore. Se non sono strani non li volete, eh? A proposito, avete sentito? Il vostro avversario al primo turno delle qualificazioni del Football Frontier sarà la Wild Junior High. Bene, mi fa molto piacere. Sembra divertente, verrò anche io a vedere la vostra disfatta. Intendi dire che verrai a campo a sostenerci? Mica vengo a fare tifo per voi, devo raccogliere informazioni sul Football Frontier. E visto che ci sono, darò un'occhiata alla partita. In quanto a te, la prossima volta che ci vediamo, mi aspetto che tu abbia imparato le buone maniere. Ehi là, come sei rigida, agli ordini Nelly. Già si danno del tu. Comunque è fantastico avere un nuovo compagno di squadra. Io sono Mark, il capitano, piacere di conoscerti Bobby. Compagno di squadra...
Eh? Niente, niente, conta su di me. Sono un difensore imbattibile. Con me in squadra, tu che sei portiere avrai ben poco da fare. Allora, io entro nella sede. Praticamente Bobby ha fatto quella piccola... ha ripetuto compagno, la frase che ho detto io, perché chi si ricorda l'anime o chi ha giocato il gioco sa benissimo che Bobby, diciamo, era sempre vissuto, tra virgolette, in maniera calcistica, diciamo, all'ombra di un altro giocatore. Ora, questo giocatore non mi ricordo come si chiama. Mi sembra che in giapponese fosse Ichinose. Eric Eagle, Eric Eagle, ecco chi era, Eric Eagle. E lo potremmo reclutare nel gioco, ma molto più avanti, verso la fine del Football Frontier. Quel tipo, perché sapeva il mio nome senza che mi fossi presentata? E te lo chiedi ora? A parte che in Giappone se tu chiami per nome una persona, anche se la conosci, se l'hai appena conosciuta, senza che lei si presenti, è una cosa che a loro dà molto fastidio. E negli anime e nei giochi tendono a cancellare alcuni tratti di vita giapponese. Per esempio, si danno sempre, quando tu parli con un amico, dai del kun, signore, oppure del san, per indicare appunto un'amicizia un pochino più stretta. Oppure tua sorella, le dai il suffisso chan, che si mette alla fine. O anche san, poi dipende dal grado di parentela, dal grado di amicizia, dal grado di come tu conosci una persona. Può dipendere da tantissime cose il suffisso che si mette alla fine del nome. Però, se tu in Giappone chiami una persona per nome, anche se l'hai appena conosciuta e lei si è presentata, dà molto fastidio. Figurati poi se non la conosci. Però, non divaghiamo troppo e restiamo sul gioco. Salve a tutti, sono appena tornato dall'America e mi chiamo Bobby Shearer. Da oggi farò parte della vostra squadra, piacere di conoscervi. Wow, dopo Axel nella nostra squadra continuano ad arrivare dei campioni. Anche Nelly verrà a vedere la nostra prossima partita. Dobbiamo darci da fare per evitare brutte figure. Cosa hai detto, Jack? Che non voglio fare una brutta figura. La signorina Nelly verrà a vedere la partita? Ma è terribile. Se fate una brutta partita la mia posizione sarà... allora, che tipo di squadra è questa Wild? Beh, io l'ho visto giocare con i miei occhi. Saltano come cavallette. In quanto a potenza di saldo, il tornado di fuoco non è secondo a nessuno, no? Il tornado di fuoco è così potente, voglio proprio vederlo. Me lo mostrerai, vero Axel? So che hai messo a punto questa tecnica quando eri all'asso della Kirkwood. Come? Come fai a saperlo? In realtà sono un tuo grande fan. Tu eri all'asso della Kirkwood? È vero, Axel? Che cos'è la Kirkwood? Non lo sai, Mark? La scuola che l'anno scorso ha raggiunto la finale del torneo nazionale. Hanno perso contro la Royal Academy, ma rimangono pur sempre la seconda squadra più forte del paese. Davvero? Lo sapevo che eri speciale, Axel. Beh, comunque non so se con il tornado di fuoco posso saltare più in alto di loro. Sono sicuramente degli avversari da non sottovalutare. Capisco, se lo dici tu mi fido. Allora dobbiamo trovare una tecnica per saltare ancora più in alto. Una tecnica che ci porti fino a toccare il cielo. A proposito, sei lì in biblioteca per fare delle ricerche. Forse hai trovato un modo per contrastare i nostri avversari. Bene, andate subito a cercarla. Bobby, tu vieni con me, dobbiamo ancora riempire qualche modulo per il tuo trasferimento. Va bene, professore, ci vediamo più tardi, ragazzi. Per favore, acqua in bocca. Non è meglio così anche per te? America. Ora che ci penso, non sei stata anche tu in America, Silvia? Sì, beh... Piuttosto, andiamo in biblioteca. Si trova a piano terra dell'edificio principale. Che cosa? Capitano, oggi non ci alleniamo? No, perché, sai, io avrei un certo appetito. Quasi quasi andrei a mangiare qualcosa. Oh, pensi sempre a mangiare. Guarda che nuovo arrivato un difensore come te. Non vorrei mica farti rubare il posto da lui. Ah, Marco, una bella notizia per te. Bella notizia? Sì, non hai mai avuto voglia di fare un'altra partitella contro le squadre che avete già incontrato? Sai, tipo, se potessi affrontarlo una seconda volta. Certo, una, due, anche 100 volte! Immaginavo, da oggi potrei sfidare un amichevole delle squadre contro cui hai già giocato.
Possiamo davvero giocare un'altra volta contro di loro? Sì, in ogni squadra è collegata un'altra da una linea. Dovrai seguire questa linea battendo le squadre una per una. Alla fine di ciascun percorso ti attende... Beh, lo scoprirai quando ci arriverai. E pensare che finora abbiamo sempre faticato a trovare degli avversari. Non so se questo sia un buon segno oppure no. Posso giocare con chi voglio quando voglio, fantastico, voglio provare subito. Non c'è fretta, io sono sempre qui, quando vuoi giocare basta che vieni a parlare con me. Per ora c'è solo la squadra dell'Occult. Datti da fare e vedrai che gli avversari aumenteranno a vista d'occhio. Tra poco cominciano anche le qualificazioni regionali, quindi è meglio che vi alleniate, Sodo. Sì! Bene, prima di tutto andiamo in biblioteca a cercare Celia. Alcune partitelle, tipo queste qui, le faccio. Quelle del Football Frontier, intendo, le faccio. Penso di farle tutte, off screen però, perché comunque sia non ho molta voglia di registrare tutto quanto per filo e per segno. Perché comunque sia danno degli oggetti interessanti. Mentre le partite, quelle più difficili o più impegnative, più intense, più lunghe, con quelle che ci dà il preside, Raimon, penso che le salterò, perché comunque sia voglio che il gioco sia abbastanza lineare. Voglio andare da Inazuma Eleven a Galaxy, se uscirà mai, dovrebbe uscire il prossimo anno per ovvi motivi. Quindi voglio fare un gioco molto lineare, da punto A a punto B, senza troppi fronzoli intorno, ok? Abbiamo il fratello di Jack che ci dice, ciao fratellone! Oni-chan. O meglio, Oni-chan è come le sorelle chiamano i fratelli maggiori. I fratelli maggiori in genere dal fratello minore vengono chiamati Nissan, perché la macchina Nissan è quella preferita dai fratelli maggiori. Zack, cosa ci fai qui? Sono venuto a portarti una cosa che ho scordato a casa. Polpetta di riso, ah, così, random. Ti hai scordato la merenda? Ho pensato che avessi fame e allora sono venuto qui per dartela. Ehi, questi sarebbero i membri del club di calcio di cui fai parte? Avevi ragione, hanno proprio l'aria di essere delle schiappe. Già, se non ci fossi io che sono l'asso della squadra avrebbero già chiuso il club da un pezzo. Allora, Ivos, basta pensare a mangiare, dobbiamo allenarci. Che forte che sei, fratellone. Beh, adesso torno a casa e voi cercate di ascoltare quello che vi dice mio fratello. Quindi, che significa tutto questo? Perdonami, quello era mio fratello Zack. Mi considera un eroe e pensa che io sia il migliore. Per questo gli ho raccontato la bugia che sono l'asso della squadra. Certo che ti vuole davvero bene. Jack, non capisci che devi smettere di ingozzarti di cibo e pensare ad allenarti? Solo così riuscirai a dimostrare a tuo fratello quanto vale davvero. Sì, hai ragione. Cerchiamo un modo per battere la Wild. Jack viene con me, va bene. Se n'era mai andato? Ah, ok, proprio in squadra. Sì, perché in effetti ora c'è una tecnica molto speciale che dobbiamo apprendere. Ovviamente la potremmo usare solo in partita perché prima non possiamo usarla, ovvio. Tipo Pokémon, quando prendiamo una MN, ma per usarla ci vogliono le medaglie. Che poi c'è... Se ci pensiamo un attimo è assurdo, perché Pokémon non può usare quella determinata mossa fuori dalla battaglia se non è la medaglia? Cos'è? La medaglia ha una specie di campo di forza magnetico che ti fa usare quella tecnica quando non sei in una sfida? Boh. Celia. Ah, Mark, sei arrivato proprio al momento giusto. Stavo cercando delle informazioni che potessero esserci utili per sconfiggere la Wild. Ho trovato uno strano frammento di carta. Proviamo a cercare meglio tra gli scaffali. Esamina gli scaffali. Ma... È qui. E su. Tecnica di col fulminio. Bene. Sì, praticamente ci sono un po' di tecniche sparse per la scuola. Tiro roteante, non me lo ricordo. Aspetta Jack a cantare vittoria. Trucco magico. What? Ma allora, dov'era quell'altra? Ah, eccola qui. Ma c'ero sopra. Trampolino Inazuma. Mark, guarda un po' qui. E questo? Che strano, sembra diverso dagli altri. Trampolino Inazuma. Il resto non si legge molto bene. Sembra molto vecchio, vero? Potrebbe trattarsi di una tecnica potentissima. Trampolino Inazuma. Niente male come nome. Ma dove sarà il resto della descrizione? Proviamo a chiedere a Katie, la bibliotecaria. Io intanto torno alla sede del club.
Perfetto, chiediamo alla bibliotecaria. Parla con la bibliotecaria. C'era una cosa qui, mi sembra, se non sbaglio. No, non c'era. Ah, sì, era di là. Allora andiamo a prenderla velocemente, perché ogni oggetto è utile. Punti passione, poi figurati. Quindi utilissimo. Questa è Cati. Ah, sono occupato da fare con tutti i vecchi libri che devo sistemare. Che puzza di muffa. I libri su quello scaffale, non so, quelli del club di fumetti hanno preso in prestito senza più restituirli. Se vi interessano tanto, perché non andate a riprenderli voi? Mi fareste anche un piacere, sono così occupata. Forse tra le pagine potremmo trovare qualche altro frammento. Capitano, andiamo a chiedere al club di fumetti. Si trova a ovest della piscina, dentro l'edificio dei club culturali. In teoria Mark è 2 anni che sta qui, alla Raimon dovrebbe saperlo. E poi c'è anche la freccia, quindi è inutile che ci spieghi per filo e per segno dove stanno. Ah no, ci sono oggetti, vabbè. Non è poi tanto giusta sta cosa che mi nasconde degli oggetti così a caso, dalla vista. Ok, dobbiamo scendere qui. Vediamo un po'. Ok, sono proprio qua. Sono qui sopra dovrebbero stare, se non sbaglio. C'è il club di scacchi sopra. No, tutte. Boh, non mi ricordo. Provo a parlare un po' con tutti. Provo a parlare. Sapevo che saresti venuto. Vuoi invitarmi a giocare a calcio, non è vero? Ma ci dai tanto. Ma così è bargainer a caso nella squadra. Va bene, va bene. Cos'è? Ah, cosa sta cercando? E voi chi siete? Sentite, ci stiamo preparando per il concorso nazionale di fumetti Comic Frontier. La scadenza per la presentazione dei nostri lavori è molto vicina. Potreste ripassare un'altra volta? Ah, devo bruciarli tutti. Cosa? Che succede? Oh no, di nuovo lui si è andato con importanti documenti. C'era sempre problemi. Un passo dalla scadenza si mette a bruciare di tutto. Si è preso anche i libri della biblioteca che avevamo preso in prestito. Che pasticcio. I libri della biblioteca. Oh no, potrebbe bruciare la parte mancante della tecnica segreta. Gli vorrei correre dietro, ma adesso proprio non ho tempo. Perché non lo acchiappate voi al posto nostro? Sarà andato all'inceneritore. Si trova a nord in fondo a Pollaio. Correte, forse siete ancora in tempo. Bene. Io so cosa è andato a bruciare quel mascalzone. Ah! Porcellino! Ci passiamo? Ci passiamo, incredibile! Eccolo qui. Che stai facendo? Non ti azzardare! Tutto, brucio tutto! Ehi tu, fermo lì! Ah! Non sarai mica uno della biblioteca? Perdonami. Ma chi era quel ragazzo? No! Non l'abbiamo fatto in tempo. Ah, ma tu non sei Ivas? Che ci fai qui? Signor Veteran, ha per caso visto un frammento di carta qui intorno? Un frammento? Non mi pare. L'ho davvero bruciato. Peccato, avremmo avuto una tecnica di calcio in più. Tecnica di calcio? Ah, è vero, voi siete del club di calcio, no? Ho visto la vostra partita, niente male davvero. Lavoro qui da molti anni, ma era tanto che non mi emozionavo così. Sembra proprio di rivedere l'Inazuma Eleven in azione. Inazuma Eleven? Che intende? Ci mi è scappato il direttore, mi ha detto di non parlare di questa storia. Dimenticate quello che ho detto. Ormai abbiamo sentito di cosa si tratta. E va bene, ma non dite in giro che ve l'ho raccontato io. 40 anni fa, l'Inazuma Eleven era la leggendaria squadra della Raimon. Era composta da giocatori formidabili, ammirati da tutti. Non ne avevo mai sentito parlare. Ehi, se erano davvero così forti, sarà per forza rimasta qualche traccia nei registri. Signor Veteran, ci racconti tutto? Mi ricordo che arrivarono alla finale del torneo nazionale. Che? La nostra squadra ha partecipato al Football Frontier, non ci posso credere. Ed è arrivata anche in finale. E abbiamo vinto? È successo tanti anni fa, non ricordo bene. Peccato. Però le loro tecniche segrete erano davvero spettacolari. Soprattutto... com'è che si chiamava?
Ah sì, il trampolino in Azuma. Ragazzi, facevano dei balzi stratosferici. Trampolino in Azuma. Si tratta del frammento bruciato da quel ragazzo. Lo sapevo che era una tecnica micidiale. Accidenti, è un vero peccato. È un disastro, era la nostra occasione per ottenere una facile vittoria contro la Wild. Già, pazienza, non ci possiamo fare niente. Non ci resta che continuare ad allenarci duramente. Anche oggi credo che il campo sia occupato, torniamo di nuovo al fiume? Sì, ci alleneremo di nuovo con Maddie e i suoi amici, forza andiamo! Però non riesco a darmi pace, il mio trampolino in Azuma. Vabbè. Non sei tu il trampolino in Azuma, porcellone. Ciao Bobby, hai finito con le pratiche? Ma direi di sì, piuttosto a voi com'è andata con quella tecnica segreta? E tu che ne sai di questa storia? Vi ho sentiti parlare, ovvio. Beh, comunque andate in cenere, perciò non ci resta che andare ad allenarci giù al fiume. Vieni anche tu, Bobby. Adesso? Va bene, sono proprio curioso di vedere Axel in azione. Perfetto, andiamo. Oh, perfetto, Bobby squadra. Ah, quindi Jack se n'è andato? Va bene. Ah no, ecco, è rimasto qua. Non ce la faccio, non riesco a non pensarci. Magari qualcosa si è salvato dalle fiamme. Che cos'è? Questo è un fumetto spinto! Ragazzo, che succede? Niente! Urrà! Niente, sì. Quindi mi chiedo come hanno fatto dei bambini a comprare un hentai. Io mi chiedo solo questo. Ma dove si è cacciato Jack? Visto che gli appunti segreti sono andati perduti, sarà andato a mangiare da qualche parte? È incorreggibile. E meno male che voleva mettersi in mostra agli occhi del fratello. Beh, intanto noi andiamo ad allenarci. Vorrei un attimo recuperare un paio di oggetti che non ho preso, che ho visto prima. Tipo questo qui. Ok, barretta proteica. Proteica ce l'ho messo io perché sì. Ah, questo sta spiando le ragazze. Vediamo un po' che abbiamo qui. Ah, chiave club di baseball. Chiave club di baseball. Devo andarci subito allora. Ecco Peabody, parliamoci. Comincia a farmi paura, poverino. Dai, su. Proprio guarda, è assurda sta cosa. Mi hai convinto, ti seguirò in capo al mondo. E vai. Non so perché, forse nel 2 va alla torre in Azuma. Non so, mi ricordo di lui alla torre in Azuma. Così, boh. Ecco, si è aperto un altro blocco nei contatti di Silvia. Va bene, prima o poi ci metterò a mano. Allora, chiave del club di baseball. Aspetta, era una di queste porte allora. Sicuramente. Non ho la chiave. Eccola, infatti. Infatti era per forza una di queste. Mio Dio, come avete ridotto male sto posto. Scarpe impatto, ok. Poi abbiamo una tecnica. Tiro della cometa. Tiro della cometa, bello. Il nostro club è messo male, ma il loro, insomma, non è che sia tanto messo meglio, eh. Vabbè, andiamo al fiume, dai. Ragazzi, siamo arrivati? Che c'è? Avevo qualcosa da me? Sì, in effetti sì. Mark, aiuto! Che succede? Tu chi sei? Non ti ho visto da queste parti. No, chi sei tu? Noi siamo dell'Umbrella Junior High. Sto parlando con questa ragazza da Lava di Ritorno. Sono arrivati all'improvviso e ci hanno chiesto di giocare con loro. Abbiamo accettato, ma dopo che hanno vinto volevano che gli lasciassimo il campo. Non erano questi i patti? E invece proprio così. Abbiamo fatto una scommessa e tu hai perso. Scommessa? Io non conosco questa parola. Davanti al signor Sweet facevate finta di essere dei bravi ragazzi. Appena sono andati invece avete cominciato a fare prepotenti. Ehi, ma voi non fate parte di un club di calcio? Non avete un campo a scuola su cui allenarvi? Comunque colpa loro che hanno abboccato. Che razza di... Ora ci pensiamo noi a darvi una bella lezione. Fatevi sotto, forza!
Volentieri, ma se vinciamo noi, ci prenderemo il campo e in più voi comprate delle scarpe di calcio nuove. Non è giusto. Ci basteranno le nostre paghette. Tranquillo, Maddie, non perderemo. Chi infanga il gioco del calcio per simili scopi non potrà mai vincere. Eppure le squadre italiane ci riescono tanto bene. Allora vogliamo cominciare invece di stare qui a perdere tempo? Certo. Altri poli da spennare. Sì. L'importante è che tu ci creda con tutto il tuo cuore. Iniziamo la partita. Inizio io, perfetto, allora. Dragon Crash! Parata vortice, non ce la farei mai. E infatti è dentro! 1-0! Vediamo un po'. Ah, è fuorissima! Tornado di fuoco, vediamo un po' se la prendiamo bene. Sì, è andata bene. Manco ci prova, neanche ci prova. Cavolo, sono forti. Ehi ragazzo, fai attenzione a come parli. Se continui così passerà molto tempo prima che tu possa tornare a giocare a calcio seriamente. Va bene, scusa professore. Anzi, scusi, come dovrei dire? A proposito, se non ricordo male, qualche anno fa un club di calcio ha creato problemi ed è stato chiuso. Che fosse proprio l'Umbrella? Siamo il club di calcio, dovremmo sempre avere accesso al campo. No, aspetta, si dice dovessimo? Mi sembra giusto che non avessimo... Avremmo un posto per allenarci? Che madonna, come parla questo? Vabbè, vi batteremo e raccoglieremo abbastanza soldi per sostenere il nostro club. Anche loro vogliono solo giocare a calcio. Diamoci dentro nel secondo tempo. Anche per noi questo è l'unico posto in cui possiamo allenarci. Vabbè, me la sto giocando un po' tipo stile gabbia. Alla Ollie e Benji. No, scusate, Captain Tsubasa. Per chi è più giappofag di me. Praticamente non mi ricordo contro che squadra era, ma stavano giocando a gabbia. Mi pare che fosse proprio l'America, se non sbaglio. E in poche parole si passavano la palla di continuo tra di loro, perché in questo modo facevano passare il tempo, ed infatti è quello che sto facendo io. Non serve segnare. Aspetta, lo ammetto, i vostri metodi non mi vanno a genio, ma anche voi amate il calcio, no? Possiamo continuare a giocare qui insieme? Davvero? Volete allenarvi con noi dopo quello che abbiamo fatto? Certo, non vi preoccupate. Sul campo da calcio, l'amore per lo sport ci rende tutti amici. Ci spiace, ce la metteremo tutta per riportare il club di calcio dell'Umbrella agli antichi splendori. Che state dicendo? Se non vi impegnate davvero è finita per il vostro club di calcio. Ma che vuoi, professore, quello qualunque cosa sia? Te col fulmino di Nathan, bene. Grazie Mark, per il metodo potremmo continuare ad allenarci tranquillamente. Sono contento che sia tutto a posto adesso. Axel, dove stai andando? Mi spiace, ma ho da fare. Vi saluto. Dove vai? Posso accompagnarti? Non mi importa se sei un mio fan, vedi di non starmi troppo addosso. Certo, non volevo. Chissà dove vai in questi casi. Lo vedo spesso uscire dal cancello secondario. Da quelle parti c'è solo l'ospedale. Forse deve fare delle visite? L'ospedale? Adesso capisco. Intendo dire, Axel è il migliore, non ha bisogno di allenarsi troppo. Beh ragazzi, mi sono appena trasferito e sono un po' stanco, me ne vado anche io. Ehi Mark, quel tipo, Bobby, non ti sembra un po' sospetto? È come se stesse tramando qualcosa. Dici? Non mi sono accorto di niente. Ma sono sicuro che la sua passione per il calcio sia sincera. Hai visto come gioca? Non può aver mentito su quello. Se lo dici tu. Beh, tanto parlarne non serve a niente. Piuttosto, è ora di tornare alla sede. Bene, Cuge, per questo video termino qui. Ma prima? Ragazzi, avete un secondo?
Ho sentito parlare di un signore che insegna il calcio dei bambini, ne sapete qualcosa? Certo, il signor Sweet ci ha insegnato il Dragon Crash. Come? Il Dragon Crash? Ivans, datti una mossa. Ivans, ti chiami Ivans? Sì, perché? Capisco, le cose si fanno davvero interessanti. Classico tipo medio che non si sa perché sa cose e a noi non le dice. Ma chi era quello? Ma chi era quello? Così proprio... Va bene, come dicevo, l'episodio termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione il link per Twitter, dove sono sempre aggiornati i feed dei video. Nel prossimo ci sarà la partita contro la Wild Junior High. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. E ci vediamo nel prossimo video. Bye bye.